Salve a tutti, aspettate e benvenuti in questa nuova diretta. Allora, ho alcune cose da dirvi. Tanto andiamo ad avviare un recupero. Il recupero, intanto dobbiamo diventare presidenti, presigengivi. Stai zitto, non devi partire. Ok. Perfetto, ci siamo. Allora, qualcuno aveva già donato, tra l'altro. Grazie Xmods per aver donato. Ho visto prima, spegniamo già il ventilatore intanto lo avviciniamo. Qua si vedranno cose perché il blu screen sta venendo spostato. Ecco. Spero non sia un problema troppo grosso. Ecco qua. Rifornisci. Ok. Allora, il microfono, il microfono, mamma mia, che paura che fa il ma la, la webcam non va bene, così si vede il bordino della scrivania, Ok, grazie CBR1, intanto devo disattivare come al solito la modalità notturna, che sennò non vedo un cavolo, luce notturna, spegni ore, metto attiva alle 23:30. Così d'ora in poi, anzi, vabbè, 22:30. Ok. Perfetto. E ci siamo, madonna, no, non posso tenere questo spento, ma sei matto. Fa caldissimo. Ok, possiamo cominciare. Raggiungi il punto di intercettazione. Raggiungiamolo subito. Allora, intanto, vediamo un po'. Ho visto un video di un tizio che unboxava GTA 6. Sì, sì, proprio credibile quanto. Boh, non lo so. Non so cosa c'è di poco credibile. Comunque, oggi sono passato dalla Ford. Dal concessionario della Ford per fare il controllo alla macchina. Dovevo farlo a 1500 km, l'ho fatto a 4000. Grazie Requez per la donazione. Grazie Gaetano per la donazione. Ovvio che mi ricordo di te. Purtroppo non posso seguire la gente così su richiesta su Instagram, ma ti ricordo. Ovviamente. Grazie mille per le donazioni entrambi. Dove sto? Eccolo. Sì, vabbè. Comunque dicevo, oggi sono andato al concessionario, ho fatto il controllo, la macchina tutto bene, purtroppo per gli haters, e mi hanno detto che c'è una possibilità per una collaborazione con la Ford. Praticamente loro mi fanno provare le auto, mi pagano e io faccio i video sulle macchine. Non è niente di sicuro, però devono sentire i superiori. Fanno male presa la patente, fortunatamente. Aspettate, vediamo se. Tra l'altro mi sono tolto il malloppo dal portafoglio, che c'avevo sempre il coso, il come si chiama, il passaporto. Allora, se c'è qualche dato sensibile, no? Sai di no? Vabbè, copriamo questo per sicurezza. Eccola qui! Aspettate. Ecco qua. Adesso potete cercare di tirare fuori dati, ma non ci sono dati. Mi dispiace. Ho coperto tutto. Grazie Z Gabri per la donazione. Aspettate che mo controllo, mo magari non so, ho messo qualche dato. Ah, ovviamente c'è una trasparenza strana per colpa del blu screen. Grazie comunque Z Gravi, grazie Gaetano. Madonna, 5 già parte così. Grazie per le donazioni, già quasi 10 euro donato. Buonasera Fixer. Grazie a te. Vabbè, capirai. Era ora comunque di togliere quel maledetto passaporto. Distruggi gli aerei da carico. Ah, questo non lo faccio da tantissimo, Aspettate un momento. La Stromberga. Allora. Ma ci arrivi o non ci arrivi? Ah, devo distruggere l'aereo da carico. Allora, grazie Lula23 per la donazione.
Bella fan, mi saluti, ciao. Mi chiamo Luana Forcia. Ah, sì. Forse c'è un errore. Cioè, forse volevi. Succede spesso che la gente voglia scrivere Luke e scrive Luana. Se si vuole scrivere fan e scrive Luana. Dicevo Luca perché io mi chiamo. Mi chiamo Luca. Se nel caso non lo sapeste. Che cazzo sto di. Comunque, grazie per la donazione. Prendiamo sto coso. Perfetto, andiamo via. Il blue screen. È certo il blue screen. Ma ve lo faccio pure vedere. Aspettate, la professionalezza. Eccolo qui. Ma si vede. Ah no, non si vede. Voi non lo vedete. Eccolo qua, il blue screen. Aspettate, ma il coso delle donazioni compare o non compare? Oh. Abbastardo. Ah! Eh no, ma perché c'è quel coso sopra? Che brutto. Oh, che brutta cosa. Aspettate un secondo. C'è un problema. Un problema da fare. E basta. Oh, hai rotto il cazzo. Devo togliere una cosa qui. Che compare sopra. Vedete, compare un coso nero sopra. Il che non va bene. Ah! Madò, mo li distruggo. Mi sono rotto il cazzo. Aspettate che devo togliere sto coso. Perché c'è un errore. L'ho fatto nuovo il coso delle donazioni. Però ha un baco. Un maledetto. Un bruco. Un baco, un bug. Cose, un insetto. Sì, sì, vienimi addosso. Bastardo infame. Cosa vuoi fare? Lo stallo? Ah, sì. Ah, figlio di una mignotta. Ci ha fatto un rumore di un veicolo. Hai visto il mio ultimo video? No, non l'ho visto, ma lo andrò a vedere allora. Non so se però posso fare il rendering adesso, perché rischio che mi smaiali tutto. Perché non si può fare? Tanto il ritardo non mi serve. Infatti. Ritardo di rendering. Io voglio ritaglia. Oh, ecco, ritaglia, aggiungi una cornice. In alto ritaglia di 600. Vediamo un po'. Ma non lettore donazioni, ma non questo. Donazioni, filtri, filtri audio video. Oh, ci siamo, siamo arrivati. Ritaglia, inverte la polarità, guadagno espansore, non mi interessa. Ritaglia, eccolo qui. So, in alto 500, perfetto. Chiudi. Facciamolo partire, ecco, lo portiamo giù. Ed eccolo lì. Risolto il problema. Mamma mia, cioè, la professionalezza. Gaetano ha donato 10 euro. Luca, sei troppo forte, per colpa tua devo andare di nuovo a ricaricare la carta. Ecco, perché già non ho soldi di nuovo. E giustamente. Sì, vabbè, ma questi li ignoro proprio. Grazie mille per la donazione. Io ormai non so neanche più che dire. MNT Vittorio Aurie 101, grazie mille per la donazione. Tanto qua, vabbè, lasciamo così perché sennò qua atterrare. Sì, vabbè, ma sono un rimbecillito e l'ho pure droppato fuori. Ma dove è possibile? Ah no, ok, consegnato. Ma che cazzo dite, eh? Cosa dite che l'ho droppato fuori? Maledetti. Davvero non l'avrei mai detto. Hai comprato il blue screen perché il green screen costava troppo? No, perché me lo sono fatto da solo. Il blue screen. Il green screen non era pratico. Perché è rigido. Grazie banana split per la donazione. Non era pratico. E devo avere sempre il telo. Perché da questo bisogna un po' gestirlo meglio. Perché sento che si piega e cose. Comunque se vedi le pieghe, tanto scendi. Grazie CBR, posso giocare con te? In descrizione c'è il metodo per giocare con me. Anche se in quest'ultima live non sto mai giocando con i fan come... Basta! Troppe donazioni, fermi! Troppe donazioni. Grazie CBR, comunque grazie NLF, Lucky Luke, Lucky Luke. Come faccio se GTA Cash non risponde? C'hanno un sacco di gente, ho sentito in questi giorni. Anche perché io li ho sponsorizzati un po' troppo, forse. Cosa volevo fare? Non mi ricordo più. Grazie per tutte e tre le donazioni, comunque. Che cazzo devo fare? Ma sono un imbecille, non mi ricordo neanche cosa devo fare, boh. Me lo ricorderete voi. Non mi ricordo. Però non mi viene in mente.
Ditemi cosa dovevo fare, non me lo ricordo. Boh. Io mi sono proprio dimenticato. Ma non era importante. Madonna, non lo dite. Non lo dite mai che non era importante, perché... consegna le scorte al bunker. Dai, davvero? Non l'avrei mai detto. Oggi... Oggi vi sono stato messo a dura prova pure io. Sono uscito vestito di nero con questa camicia. Tra l'altro non mi sono cambiato da quando sono uscito. Mi ha messo a dura prova, Stavo a sentire male a un certo punto. Poi sono andato in macchina, ho messo l'aria condizionata al massimo. Mi stavo sentendo peggio. No, non è vero. Io di solito metto l'aria condizionata al massimo. Esco dalla macchina, perché sennò mi prendo un accidente. La lascio raffreddare e poi entro. Tra l'altro... ah, una cosa. Ah, devo far vedere le pieghe del blue screen. Bravo, bravissimo. Allora, filtri. Vedi? Eccolo qui. Vedi che si è un po' piegato, quindi bisogna stare un po' più attenti con i colori, perché ci sono zone più scure. Il green screen non era pratico, perché è un telo non neanche tanto grande ed è rigido. Va bene che non ha problemi come questo, cioè come quelli di questo tipo, però è rigido, non va bene. Non era pratico questo. Cosa ho fatto? Ci ho passato un cordino, lo appoggio lì, dopodiché cosa faccio? Lo tiro da questa parte fino all'altra parte della stanza. Ci ho impiantato una vite lì e basta. Praticissimo, lo tiro e lo levo quando non ho bisogno. Meglio di così. No, io non ho neanche bisogno del condizionatore, sinceramente. Ce l'abbiamo solo in cucina, non l'abbiamo mai... ce l'avevamo in realtà, forse ce l'abbiamo ancora. Non l'abbiamo mai montato perché non ne ho mai bisogno. Però fuori... mi ha messo dura prova anche a me il caldo di oggi, E poi c'ho vestito di nero con anche questa camicia che non è che sia proprio chiarissima. Comunque, dicevo, sì. Vabbè, entro in macchina, l'accendo, lascio l'aria condizionata al massimo, poi... grazie Dark Diego per la donazione. Cosa volevo dire? Ah sì, ditemi qualcuno che se ne intende. Mi dica se posso lasciare la macchina in sosta con un telo sopra, lasciando visibile la targa. Cioè le due targhe avanti e dietro. Perché non sono sicuro di questa cosa. Guarda, proprio perfetto con la moto. Vabbè, ma tanto chiamalo presto. Su strada pubblica, logicamente. Buonasera, The Black Digital. C'era anche qualcun altro. Purtroppo me lo son perso. Un altro moderatore che ho visto di sfuggita. Saluto quell'altro moderatore. Notmatic, mi sembra fosse. Che programma uso per il green blue screening? OBS, Premiere quando edito, basta. Uso l'effetto ultra e fine. In sosta dove è strada pubblica? C'ho quel dubbio. La targa bisogna lasciarla visibile, quello sono sicuro, ma posso coprirla tutta con un telo lasciando solo la targa visibile? Per carità, è un po' mezzo trasparente per dei metri... No, non quello, per la pioggia più che altro. In parcheggio sì, in strada non saprei. Ma io c'ho il parcheggio in strada praticamente. O anche al centro commerciale per dire se piove o se c'è tanto sole, cose. Soprattutto per tenerla qua sotto. Me lo rubano sicuro. Però ho pensato anche a questo. Praticamente cosa faccio? Ci aggancio una catena tipo quelle da bici alla ruota. E stai sbagliando strada, giustamente. No, non sto sbagliando strada. Sì, esatto. Soprattutto per la pioggia. Ma non per quello, perché se la lavo. Il giorno, se la lavo perché, non so, voglio far bella figura. Il giorno dopo voglio di nuovo far bella figura. Non voglio riportarla a lavare, la vorrei coprire. Perché qua la pioggia è sempre piena di sabbia, ti sporca la macchina subito. Chiedere ai vigili urbani, avevo pensato anche io. Per essere sicuro. Ho cercato su internet. Dicono che se lasci la targa visibile non dovrebbero esserci problemi, però... tra il dire e il fare. Sapete cosa c'è? C'è di mezzo il mare. Adesso mi butto e faccio centro, vediamo. Signori, dopo questa
Dopo questa me lo succhiate tutti. No, scherzavo, no, grazie. Sì, basta che si veda la targa. Speriamo. Devo informarmi. Poi ti rubano la ruota. Sì, prendono, sì, per rubare un telo da 15 euro ti rubano anche la ruota, sai. Sono capaci di tutto. No, Ford Fiesta. Chi ha scritto Ford Focus ha sbagliato. Magari Ford Focus. Ma non posso. Non ci sono problemi, ok. Con il telo nel parcheggio di strada non puoi. Quello è il mio dubbio. Sicuramente lasciando la. Ma sapete, è un mezzo trasparente, quindi forse. Ma effettivamente perché non ne prendo uno trasparente? Ora che ci penso. La Mondeo, la Mondeo voglio che me la compro. Tra 3 anni me la compro. Allora, cosa devo fare? Ah sì, qua ho finito, quindi devo andare all'hangaro. Sì, si può cheat, si portano via l'auto. Arrivano col carro attrezzi. Mia madre si è presa la tua stessa macchina grande. L'altro giorno, tra l'altro, c'erano dei ragazzini che stavano attraversando la strada. E mi hanno guardato e hanno fatto con una roba tipo così. E non ho capito quello che stavano dicendo perché stavo in macchina. Loro stavano attraversando davanti a me, ma credo che mi avessero riconosciuto. Ormai mi riconoscono in tanti. Peccato che non potevo fermarmi, se no. Io la moto la lascio con la targa coperta. Attento. Vabbè, a parte che se si, in realtà forse. Eh no, deve essere sempre visibile effettivamente. Anche se la si può tirare. Anche se si può tirare sul telo, deve essere sempre visibile la targa. Ma che cazzo faccio? Pensavo già di aver avviato. Dietro di me si. È vero, c'è un coso. Un babbalucco. Un pezzo di babbalucco. Ora lo. Risolviamo subito il pezzo di babbalucco che c'è qui. Frena, frena, frena. Grandissimo. Allora, il problema è. Dove sta il problema? Di qua. No, si vede ancora. Allora bisogna modificare qua. Chroma key. Forse ora è a posto. Sì. Ma non mangi? Nei video mangio. No, ma è impossibile coprire la sedia con un telo blu. Quello è proprio impossibile perché c'è l'ombra del mio corpo e si vedrebbe uno schifo. Dovrei avere una luce di qua, una luce di qua, una luce sopra per togliere tutte le ombre. Sarebbe figo, ma. Oppure dovrei giocare in piedi. Però, sai, non è proprio. Non è proprio il caso. Poi è anche figa la sedia. Scusami, 300 euro di sedia. Dovrò mostrarla in qualche modo. No, quella del Titan. Allora. Che palle. Ovviamente mi ha tolto il laser da lì. Perché quella del Titan? Un SUV, c'è la nuova Ford Puma, il nuovo Ford Puma che deve uscire verso la fine del 2019, vorrebbero farmelo provare per farci un video. Tu intanto ti levi, porco demonio. A quanto pare non si può, me lo specifico, non dicono molto, ho cercato anche io, parecchio, ma non si trova molto. Con una sedia senza segnale, sì, vabbè, tanto vale che sto in piedi. Mi rompo meno la sedia.
Quanto l'ho pagata quella sedia? 300 euro. E l'ho portata a casa col furgono. Ma già 3 anni fa, credo. Adesso la sessione è fottuta. Che ha la sessione? Con un telo trasparente e targa scoperta puoi. Telo trasparente? Beh, sicuramente. La targa scoperta è... Ma penso anche io, però boh. Non vorrei che magari lo metto e poi mi fottono la tra virgolette. Mi fottono la... Sì, c'è anche bianca e rosa, ma costa tipo 1000 euro. Perché è edizione limitata. Su Amazon almeno la trovi a 1000 euro. 1000 qualcosa. Condizioni Titan, ma speriamo esploda all'improvviso, guarda. Che poi è una rottura di palle in live, soprattutto questa missione, perché devi stare sempre a guardare. Ma sto coso delle donazioni viene fuori o... Ripeti. Ah, ripeti. Ah, non c'era il ripeti. Ecco. Perfetto, ora l'abbiamo settato per bene. È figo sto coso delle donazioni. L'ho fatto tutto io. Senza template né altro. Devi morire. Perfetto. Quando esce il DLC. Boh. Come fai ad avere un account moddato? Lo dici nel momento meno opportuno, in quanto questo account non è moddato. Però come si fa? Contatta GTA Cash. Telegrammo. Quando chiuderà GTA Cash, ciao. Se mai chiuderà. Aspetta che mo mi giro per bene. Perfetto. No, perché ti devi girare così come un deficiente? Devi assolutamente fare un ASMR del buzzardo. Il buzzardo. 100 euro a buzzardo, va bene? Se sai fare bene una cosa, devi farti pagare per farla, o no? O no? Maledetto. Madonna, c'ho una mira proprio bellissima, eh. Grazie Meda Matthias. Per essere diventato un abbonato. Tanti abbonati in questi giorni. Allora, girati di qua. Ok. Perfetto e perfetto. Senti, allora, facciamo così. Andiamo a questa velocità infima. Sperando che mi passino davanti, perché... Sì, ma ti rendi conto, va più lento di me lo stesso. Ma com'è possibile sta cosa? Ma ce l'hai una dignità? Ma quel pilota del Titan ce l'ha una dignità? Starà andando a 30 km orari. Forse meno. E sì che il laser va anche lentissimo, eh. Non perde mai portanza il laser. Quasi. No. Non devi cadere. Ora sì. Ok. Dai, siamo a metà strada. RDR2 è morto. Eh già. No, ci sono tante curiosità, tanti misteri. Vedo che ci sono americani che fanno un sacchissimo di video ancora su curiosità della storia, cose. Ma Red Dead Online, proprio la storia è un capolavoro. Non nel senso la storia, perché non l'ho finita, è bella. Ma dico la modalità single player, proprio un capolavoro di Red Dead Redemption. Però basta. No, ma te lo dico già, non esce bene la sedia. Cioè, sì, l'ombra più che altro mia sulla sedia. Se prendo qualcosa di blu per coprire la sedia, fidati. Poi dovrei prendere un blu abbastanza simile a quello del telo che c'ho dietro. Aspettate un attimo che apro la finestra, che sto a morire. Ammazzato.
E ovviamente cosa succede? Quando apro la finestra arriva quello che pulisce le strade. Ma porca tua madre. Ma lavora per te. Tanto lo paghiamo però. Non è che lavora gratis. Tanto. Ma aspetta che mi apro pure qua il bottone. Antero Savaggio. Il Savaggio esiste, non c'è paragone. Io ho il condizionatore, ma in cucina non mi serve a niente. In camera mia non lo uso mai, non lo userei mai. Io ho proprio il caldo, non lo soffro quasi per niente. Certo, se sto con la finestra chiusa fino a un certo punto, con le luci qua davanti, il computer acceso, la PS4, diventa un forno la stanza. Ovviamente devo aprire la finestra prima o poi anche io, però per il resto, insomma, niente di che. Si sponano rotta di collo ormai, non si fermano più. Ehi, ehi amico, sai che devi morire malissimo. Non sei, perfetto. Il Savaggio. Il Savaggio, devono mandare i Savaggi, non i Busardi, ehi. Ah, tra l'altro non ho registrato il video per domani, lo devo registrare domani stesso. Che brutta cosa. Puliscono le strade a quest'ora. Pulizia meccanica. È maledetto. Sa che ti muore tutta la famiglia. Ah no, è già morta. Stronzo. Stronzo infame. Ho la PS4 Pro. Che fine ha fatto l'eggplant? L'eggplant! È sparito l'eggplant. Non va bene. È sparita, anzi. L'eggplant. La pianta di uova. Ehi. Meglio casse del CEO o bunker? Bunker. Anche se le casse del CEO, sommando tutto, ti danno di più, meglio bunker. Sempre. Io sono sempre fedele al bunker. Bonus nessun rientro, più 250 RP. Molto utile. Poi droppa ora grandissimo! Vedo che ci capiamo, ciao. Meglio quella del CEO. Ah, stronzo, come ti permetti? Requisite, ne parlerò nel video di domani, probabilmente. Merito titano. Il titano è brutto, il titano. Con che voto sei uscito da scuola? Non sono uscito da scuola. Mi sono bocciato da solo. Preferisci laser o strike? Forse è sempre laser comunque. La praticità del laser non si batte, mi spiace, ma... Madonna. Come ho fatto a non prenderla quella cosa? Non lo so. Ora droppiamo. Per bene. Ok. Al bunker non ha senso andare. Andiamo al nightclub. Io mi sto facendo 4 mesi di antisportività.
Madonna. Vuoi un TBS? Il TBS? No. No, proprio. Ma ancora sta a passare quello che pulisce. Senti, senti. Non so se lo sai, ma Mr. Boss for the Win ha caricato 28 video sul DLC del casino. Mamma. Non vado a vedere. No. Non lo seguo, tra virgolette, non l'ho mai seguito, non lo guardo, non guardo il suo canale da un po'. Oh mio Dio. Today, tomorrow. Dio buono. I proiettili 300 mi sembra che aumentino leggermente il danno, ma non ne vale la pena. Puoi buggarla questa missione. Non ti avvicini al Titan così non spawnano i buzzard, intanto il Titan va avanti. LOL. Ok, alla prossima lo faccio. Ma un GTA ambientato in Italia lo compreresti? No. Farebbe schifo un GTA ambientato in Italia, ma poi perché? GTA è sempre stato ambientato in America, perché dovrebbero metterlo ambientato in Italia quando non ci passo neanche per idea? Come metto sì, però! Bene, ora scendiamo dal lasero per andare al Nigget Club. Il Nigget Club, aspetta, ma atterro qui sopra. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok. Ma stavo andando pianissimo, l'ho appoggiato praticamente. Babbo. Ma Mr. Boss for the Win guadagna un sacco di soldi. Ma una PS3 con la cosa? Come mai è solo 4 milioni? Perché non è moddato. Semplice. Ma non devo entrare da qui, ormai. GTA mafioso, ma per carità. C'è già mafia. Il testosterone squalobullo. 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 Allora. No, qua no, grazie. Di qua. Galaxy. Il Galaxy. E non è un telefono in questo caso. Allora, vediamo, vendi prodotti, vediamo un po' cosa abbiamo. Un cavolo di mie 40.000, solo 40.000. Allora, non cazzo niente, allora. Devo dovrei lasciare l'account a farmare effettivamente. Se no, come cavolo faccio a fare soldi, eh? Come faccio a fare soldi se lo lascio a farmare? Meglio ufficio bunker, sempre detto bunker. Il bischero? Il bis, sempre il bischero. Se mi abbono mi fai un dedico, va bene, ti dedico un bugiardo. Potrei chiederti i componenti del tuo PC. Allora, c'è una bellissima 1080. E basta. Niente di interessante. Non toglieranno mai il glitch del Bogdan? Chissà. Chissà chi lo sa. Ma tu quanto tempo giochi GTA al giorno? Mai, a parte quando registro. Perché ti tieni i contanti? Tanto sto sempre in sessione da solo, chi vuoi che me li ruba? Fai altro tipo uccidere. Eh sì. Ora che vado in pubblica, poi appena entro, faccio vedere i giocatori un attimo, arrivo a mezzo mondo, cambiare sessione.
Volete il buzzardo? Sai ballare ma anche no? Come si fa a cosa? Come si fa a farmare? Cosa? Grazie De Dema per la donazione miglior super di adesso senza badare a spese. Mi ricordo, non mi ricordo se l'ultima che è uscita, la Devastate, è più veloce. Comunque è brutta come la morte, secondo me. E qual era? Non mi ricordo. C'era una. La paria no, perché è stata superata. L'X80 Pro è buona. Se no c'è. Ma vado a vedere un attimo, mi ricordo. Anche la. Come si chiama? La Wagner, mi sembra. Ciao il vostro caro Tony. No, perché sono uscito di nuovo. Grazie Leo Gamer per la donazione. Vabbè, già che ci siamo. Allora, Legendary Motorsport. L'E3 GTO è una delle migliori comunque. Ah, la Tesseract era la più veloce. La Tesseract però T20, ma X21 pure buona. Grazie Alessio per la donazione. Grazie Federico, sei troppo forte Luca, capito? Grazie per la donazione Federico De Maio De Giugno. Ah, che ridere. T20, ah vabbè, piace la T20 a quanto pare. E rifornisce, anche se non conviene perché ce l'ho quasi al massimo, però. Ok, andiamo. Quartiere generale della Meriwether. Devo raggiungere, va bene, andiamo a raggiungerlo. Scusate un attimo, perché avrò sicuramente la faccia lucidissima. Oh, ah sì, madonna. E adesso facciamo una pulizia della faccia che non sarà più lucida. Ecco qua. Col fazzoletto, no, è ancora lucida. Ok. Niente, piano fallito. Che schifo. Dieci chilometri, sì, li faccio subito. Subito, grazie Alessio per la donazione. Ti voglio bene anche io, anche se non ti conosco, però vabbè. Io voglio bene a tutti i fan. Vi voglio bene, grazie a tutti e cose. Siete la mia famiglia e altre cose romantiche da spararsi in bocca. Bisogna fare tutto quel casino per giocare con te. Non necessariamente. Puoi anche trovarmi in sessione. Pulizia a viso col fazzoletto cromato. E col fazzoletto blu. Che non è blu poi. Metti un po' di cipria e togli luce. Ma che ne so io. Il terremoto. Ah. Il terremoto! E figurati se mi devo pure mettermi a truccare. Dov'è la bambola del Romix? Eccole qua. Ma porco demonio. Ma aspetta, si vedranno sicuramente in trasparenza. Giustamente, filtri. Webcam solo. E vabbè, ma che è sto schifo, no? Per carità, webcam solo no. Filtri. Eccole qua. Ciao. Provo a fare una cosa tipo carina, ma non funziona. Vabbè. Grazie Mickey Channel per la donazione. Ciao Luca, mi fai il buzzardo. Va bene. Il buzzardo. Aspettate che mi devo girare.
Il bugiardo è kawaii. Kawaii è il bugiardo. Totemo kawaii. Ciao Luca, mi fai il bugiardo? Ah, già l'avevo già letta. Il bugiardo. Grazie per la donazione. Mi sa che lei se non è autoguidato. Davvero? Non l'avrei mai detto. Dobbiamo andare al quartiere generale della Meriwether. Che auricolari sono quelli? Le AirPods della Apple, semplicemente. Grazie dell'euro 50. Giochi ancora GTA su PC solo per fare video con l'editor. Fine. Grazie per la donazione. Mi hai rotto un timpano. No. No, come ho fatto a romperti un timpano? È impossibile questa cosa. Allora, mo facciamo un atterraggio. Ah no, non posso farlo. Allora lo faccio dall'altra parte. No, ma non ti butto giù casa. Ma sei matto. Come potrei mai fare a buttarti giù la casa? Aspetta, questo lo voglio sentire. Mamma mia. Stona sto micro. E te credo. Se ci attacco la bocca è ovvio. Anche al minimo. Tra l'altro la preamplificazione comunque a 100. Dal computer. Se l'abbassassi forse potrebbe non clippare. Ma facciamo una cosa. Ma se riesco a fare questa cosa. Aspetta, 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 fermi. No, no, non esplodere. Figlio di puttana. Fermati. L'ho salvato. Insomma, fammi passare. Sì, il laser si è incastrato nel bugiardo. Mamma mia, che paura. Fammi passare, bugiardo di cacca. Ok. Ma ormai si è rotto. No, volevo provare una stunt, ma che cazzo faccio? Con sto laser ormai non faccio un cavolo. Cioè, tanto se vola. Però io ci provo. Io ci provo. Come la volta che mi sono fidanzato con Vanilla. Io ci provo anche se so che fallisco. E invece non ho fallito. Comunque, in questo caso sì. Ucciditi. Qual è la mia best donation? Non mi ricordo. Beh, in una sola live 500 euro mi sembra. Dai, voglio provarla sta stunt. Ora mi richiamo il laser della Pegasus. Non fare il bugiardo, va bene. Non faccio il bugiardo. Perché non si vedeva più lo schermo? Ma che era sta? Che è sta poverata? Scusami, ma perché sta poverata che non si vedeva più lo schermo? Ah no, ero sott'acqua. Che cavolo dico? Oricarella, esatto. La gente si ricorda. Ma prendiamo il laser. Prendiamo il laser per fare un istante. Sei un fumatore in ma anche no. Ogni volta che ti avvicini al microfono il mio cane mi guarda strano. Ma perché il tuo cane ti guarda strano? Non riesco proprio a capirne il motivo. Perché mi dovrei essere lasciato con Vanilla? L'ho solo detto quando mi sono fidanzato. Ho pensato, beh, fallirò. E invece non ho fallito. Buonanotte, Fixer. E che il bugiardo ti benedica. Tutti avranno il volume al minimo adesso. Grazie, non ho un nome per la donazione. Ma proviamo a fare una cosa. Allora. Rallenta. No, non fare così. Ok.
Vai, vai. Non cadere mai. Non cadere mai. Questa l'avevo fatta in un video. Non è che sia facilissima come stunt, eh. Non è che sia proprio facilissima. Porco demonio. No, no, non così. Non ce l'avevo quasi fatta. No. Vabbè. Comunque non ce l'avevo fatta. Nel caso non si fosse capito. Però quasi, c'ero quasi passato. Mi mancava un attimo e riuscivo a uscire. Poi c'è chi le fa in retromarcia ste cose, ma vabbè. Grazie Teching 1428 per esserti abbonato. Benvenuto non lo so, nella schiera degli abbonati. Grazie Mickey Channel, ma secondo te il DLC del casino quando esce? Non lo so, sinceramente. Comunque penso entro luglio, quello. Quello direi di sì. Mori. Ai 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 ai. Devo abbassare la sedia per un po'. Oh. Era un po' troppo dritta. Vabbè, andiamo. Dovrebbe... Ah no, c'è un'altra scala qua. Ok, non c'è nessuno. Oh. E là. Eh sì. Sì. Siissimo. Siissimo. Quanti sono? Ok. Oh, ancora ce n'è uno. Ma che? Ma che è sta cosa molto brutta? Oddio, è la fine questa. Mamma mia. This is the end. This is the end. E poi cose. La canzone Skyfall di Adele. Non mi ricordo che altro dice. In the Skyfall. Mmm. Ok, no, speravo di fare una gran figata, ossia di agganciare uno a caso, poi ucciderlo, ma ha sparato a vuoto. Beh. Ciao. Arriva qua? Non arriva mai. Questo buzzardo, non so. Sì, ma se colpisco pure quello. Ho detto questo buzzardo, non so in che stato sia, ma mi sa che quello lì è un po' messo peggio, quindi ormai saliamo su questo. Ci vedere cosa c'è oggi in sconto, ma... Oh cazzo. Perché mi è rimasta una gamba di rem qua? Ma... Sì, si possono smontare, ma... Non credevo di averla smontata. Non fate battute riguardo a questa cosa, che poi Vanille si arrabbia. Mo fixiamo il problema. E apriti. Apriti sesamo. Quale delle due ho rotto? Questa penso sì. Orella senza una gamba. Guarda. Senza una gamba. Ma guarda te. Mo la monto al contrario. Non si può. C'ha link up, perfetto. No. Ah sì. No, bisogna incollarla. Ah, si è proprio rotto l'incastro, capito? Ne sono un coglione. Vabbè, dopo la incollo. Che brutta cosa. E basta sparare. Non sto a rivedere la scena. Tutto clippato e inviato all'FBI. FBI open the door. A me piace tantissimo il meme di FBI open the door.
Hashtag buzzardo. Scrivete tutti hashtag buzzardo con una sola Z. Perché sennò. È figa sta scritta comunque, dite la verità. L'ho fatta tutta io. Tutta. Non è un template, capito? Ma se vengo in un bunker con le attrezzature migliorate, mi rimangono anche in quello nuovo? Ovviamente no. Quanto costa la mia serie The Gaming? Ancora sui 300 euro tipo costa. E vabbè, ma sono... Non è successo niente. FBI open up. E vabbè, ma io l'ho modificato. Grazie Emma Bianca per la donazione. Come fai ad essere in pubblica da solo? E per riguardo al giocare, in descrizione c'è il metodo per inviarmi la richiesta. Anche se, come ho detto, non faccio entrare fan da un sacco in sessione. E con l'MTU, modificando l'MTU nelle impostazioni di rete della PS4. Grazie per la donazione. No, FBI open the door. Basta. Aprite la porta. Fine. No, open up. Capito? Open up. Maledetti. Da fastidio la scritta. E vabbè, la devo rimpicciolire. Devo rimpicciolirla, ma poi vedrò un po' le dimensioni. Che cuffie uso? Molto semplicemente le... Le AirPods. Serve un po' di aria. Gira di qua. Mettila prima. FBI open the windows. No, non è open up, capito? Cazzo. Maledetto Axor. Axor. Lo conosco comunque, per quello mi permetto di prendermi confidenza. Ma guarda quanti buchi di proiettile ho. Un po' più piccola, mo la mettiamo un po' più piccola, Aspetta che mi serve farla ripartire. Ok. Rimpicciolisci. Ah, ok. Aspetta. Ok. Sembra meglio, ma allora. Trasforma. Centra nello schermo, perfetto. Ora la spostiamo giù. Ok. Dovrebbe essere a posto. FBI open the shower. Okay. Open the bath. Entrando dal bagno. Dopo questo ASMR ti do un euro se mi viene voglia di accendere tutto. Ah, se gli viene voglia, capito? Sei un bugiardo. Sei un bugiardo. Il buzzardo fumante. Sei bravo a fare gli ASMR? No, no, io non sono mica bravo. Non sono mica bravo a fare cose di questo tipo. Io faccio gli rape, non gli ASMR. Aspetta che mi devo segnare una cosa. FBI open the bumble comprat a Romix. The bumble comprat a Romix. Guida la X80 Pro, ma manco la O, credo. Fai un tour della postazione. Ci sono tre monitor, una tastiera della Corsair. Ho detto Corsair, io sono uno sponsor ufficiale Logitech, non lo devo dire. Due mouse della Logitech. Uno di due lo devo sponsorizzare, tra l'altro. Questo, il G502 Lightspeed che mi è appena arrivato, questo, il quello lì, Pro, G Pro, wireless, e basta.
Poi che altro c'è? Ah sì, il cavetto per connettere il telefono, che sono stato furbissimo, sono il più furbo di tutti, ho questo. Posso collegarci il telefono e sentire le chiamate del telefono mentre ascolto la PS4 e ascolto l'audio del computer. E questa è una cosa iper... sì, bravo che sei sceso dal carro armato quando sono arrivato io, però non c'era bisogno in questo caso. Savaggio o buzzardo? Il savaggio è potente, ma il buzzardo è più pratico. Grazie per la donazione, comunque Ark Solar. Ed. Urli, put your hands up. Put your hands up! Up. Evita la povera. No. Chi ha vinto? Io ho vinto. FBI, ouvrir la board. Ouvrir la board, cos'è? Francese. Che non so un cazzo di francese. Open deputardo. Poi per far vedere il gioco usi l'elgato esatto. Ed è l'elgato normale. Non faccio lo sborone con l'elgato pro e cose varie. Però potrei prenderlo effettivamente. Ma non è che serva più di tanto. Cosa bisogna fare qua? Ah, stanno lì le scorte, ok. Ok, mo le prendo subito. Aspetta un secondo. Datemi un attimo, scusate, aspettate un attimo. Mi alzo un attimo in volo. Aspetta. Ok, così si schianta a terra. No, fanculo, me ne vado via. Me ne vado via, ode! Ma perché? Ah, perché sono caduto, il coso mi ha colpito e sono andato indietro. Capito. Va bene, grazie di questa cosa. Grazie di avermi dimostrato che siete cazzuti, ora morirete. Sì. Mio Dio. Oh, vuoi morire? E basta. Porco. Il mettersi in copertura non è proprio completamente inutile. E basta. Ma come si sta alzando questo aereo? C'è su ricada. Scusa per il ritardo. No. Ma ti sei licenziato dal lavoro, il distruttore dell'Axolol? Se decolli magari. Adesso facciamo tutta la strada così. Put your hands up. Madonna, Fabio Roma, che didor culo che sei. Te morisser cane. Co demonio. No, rimuove, volevo bannarlo. Banna. Il pyro. Stiamo utilizzando il pyro. Col pyro si possono fare cose tipo... No, non ha funzionato. Cose tipo questa. Non ha funzionato di nuovo, vaffanculo. Droppa. Il carico è andato a farsi fottere. In teoria il carico non dovrebbe avere inerzia, ma in sto caso, ovviamente, siccome sono uno sfigato di merda, l'ha avuta l'inerzia. Guarda dove si è ficcato pure. Perfetto, scendiamo. Oh. Perché mi segna l'aereo? Ma questo è ancora... È ancora qui! Mi stava aspettando, ma ha tenuto il mio carro armato, ho capito? Ha tenuto l'aria condizionata accesa. Ma ti rendi conto?
Grazie mille Axel per la donazione. Comunque, se io sono un butardo, sei un buzzo. Ma perché? Perché dici queste cose? Ora ti rimborso l'euro. E ti... ti metto in ridicolo. Ti umilio davanti a tutti. Ok? Ma ti rendi conto? Questo ancora qua sta. Più ci penso, più dico, ma come sta facendo? Come che sta ancora qua? Questo euro è molto tranquillo. Tranquillo. Ah, grazie per la donazione Axor comunque. Il Cernobogo. Ma già mi è cresciuta la barba. Ma l'ho fatta oggi. Porca puttana. Porca puttana. Amigu. Amigu. Mamma mia, amigu. Rincoglionito. Scusate, ma... Dio, il fatto di avere le ciglia lunghe rompe il cazzo. La mattina 2 ore per pulirle. Dio, ma... Quando esce delle ciglia... Boh! Un zesà! Quando esci con la I. Un zesà quando esci. Il diello cio. Aspetta. Wait a second. Un secondo. Grazie Salmo Lebon per la donazione. Giusto. 5 euro, 2 canne. Dai, come l'altra volta. Grazie per la donazione. Buona live e a te buona serata. Allora. 5 euro, 2 canne, dai. Adesso muove banner la live perché ho detto canne. Incarico completato, sfuggi un livello di sospetto. Ma completiamo gli incarichi giornalieri, vediamo un po'. Partecipa a un'attività paracolismo, anche no. Rapino negozio, anche no. Cambio di idea, non facciamo gli incarichi giornalieri. Cosa facciamo? Boh. Un cazzo facciamo. C'è niente da fare. Il nightclub devo lasciare a farmare. Boh. Il canagiali. Amigu. Amigu. I'm not amigu. I'm not amigu. 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 Mamma mia. Stava due maroni. Ti invio la richiesta, si gioca. Non sto giocando con nessuno in questo periodo. In live di trasportazione veicoli 100.000 auto alta. Ma non voglio fare, voglio farle subite da poveri l'altra. Vabbè, vendiamo la merce, già che ci siamo. Madonna. Allora, vediamo un po', dovrebbe essere 650.000. Sai come collegare le AirPods a un PC? No. Se non sbaglio, ci dovrebbe fare delle impostazioni, delle cose lì. Ma che sto a fare? Lo fa vendi. Impostazione della PS4, tipo. Ma la smetti questo... Madonna, il touchpad di merda! Suricata. Ma la paria è buggata o cosa? Perché che fa la paria? Che fa di male? Salutare due amigu. Amigu. Mamma mia. Hai pensato di streamare su Twitch? Sì, ma no. Sali sul... Sì, ma che cazzo sto a fare? Sono un imbecille. Imbecille. Senza le migliorie posso guadagnare lo stesso 1.050.000 dollari. No. Servono le migliorie. Dove sta? Ah, si mimetizzava proprio bene. Non l'avevo manco visto.
Cosa mi consigliate? Bunker o nightclub? Il nightclub non ti serve a nulla praticamente. L'hanno fatto elettrico l'insurgente, adesso non più. Ma all'inizio parte col motore elettrico e poi parte con la benzina. Madonna, grazie Card Beast per la donazione Busa. Il bugiardo. Grazie per tutte le donazioni alte di questa sera, molto gentili siete. Porco demonio. Riperoni. Sto girando sulla mitragliatrice. Stavo spinnando utilizzando la mitragliatrice, non so se me ne stavate rendendo conto. Con quale frequenza fare live? 2 a settimana, lunedì e giovedì. Fine. Martedì vita da poveri, venerdì Fanapton che kill la cosa, gli altri giorni sono liberi. E quanto posso guadagnarci? Mi pare 600-700 mila dollari senza potenziamenti. Dopo G6 su Instagram, credo sia da un po' che non ci sentiamo. Purtroppo dopo ho abbastanza da fare, ma se riesco passo. Ma questo sta venendo addosso. Ti dono 10 euro se urli lo Stromberga, immagino che intenda la Stromberga. Vabbè, lo faccio anche se non doni, ok? La stromberga. Grazie De Dema per la donazione Bunker Import-Export o figa. È ovvio, quale delle tre, porco demonio. Che canzone è questa? Boh, non sento. Non sento, c'è l'audio del gioco. Bastardo. Non sento ancora. Ah, è una delle soundtrack di GTA, non mi ricordo però. Mi ricordo qual è però. Perché l'ho montate tutte insieme, anche vedendo il nome del file non lo saprei. Fratello amico, buongiorno, io salidare buzzar, cosa? Maledetto, cazzo, mi superi? Quella che stava poco fa sarà Speedline Miracle Master, più forse. Devo salire qua? No, ah no, era di là. Tanto 25 minuti, figurati. Ma dove vai? Bella domanda. Torna indietro, grazie della precisazione. Do cazzo vai? Tutti vi siete accorti. Direzione sbagliata, dove vai? Indietro. Stai andando avanti, me ne sono accorto. Bene, ah, devo eliminare sti merdosi. Quindi facciamo una cosa, richiediamo l'oppresso, che dovrebbe perfetto spawnare qui. Ecco la oppressora marca 2. Bene, ora morite tutti, lo sapete, vero? Ovvio che lo sapete. Siete venuti proprio qui per morire. Bene. E aggancia. Sicuramente. No, 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 dai. Sì, vabbè. Mitla quart. Mitla quart. Ti dono 10 euro se non usi i veicoli per 10 minuti. Ok. Che super consiglio? Ce ne sono tanti che potrei consigliare. Mi servirebbe un po' di aria qui, però. Figlio di puttana, devi farmi un po' di... Allora.
Solo che sentirà un casino nel microfono, sicuramente. Ma verifico. Sai, sì, che si sente un burdiel. No, non si sente casino. Bene, meglio così. Consiglia la Panto, che è un'ottima auto. Bella la Panto. Ottima. Che poi c'è un problema. Un problema molto grave in macchina. Il problema è che per farmi arrivare l'aria condizionata in faccia devo spostare uno dei due direzionatori verso la mia faccia. Il problema è che, essendo che uno sta dietro il volante e l'altro sta dietro la mano destra, o guido e cambio con una sola mano e quindi l'altra la tengo giù, oppure questa mano diventa non lo so cosa, perché fa malissimo avere l'aria condizionata addosso alla mano. Non so, cioè diventa veramente dolorante, dolorantissimo dopo qualche minuto, eh. Tu muori. Vabbè, volevo ucciderlo così, ma logicamente posso non essere un coglione. Allora, ok. Mamma mia, questo ci è mancato poco che mi colpisse. Dai, dovevi esplodere. Dai. Sì, ho capito che è un insurgent, ma... Dai, muori in fretta, per favore. Ok. Grazie mille. E questo ancora sopravvive, sto qua. Ancora campa. Perfetto, ora non campa più. E ora dammi... Dammi questo insurgent. Mettere qua, certo, metto. Sai che non è proprio una bruttissima idea, perché essendo che l'aria arriva addosso al guanto, comunque sto fresco. Tra l'altro il mio telefono in auto, non so, impazzisce. Non so se è per la temperatura. Poi gli metto l'aria, secondo me è attaccato a uno dei bocchettoni, perché per l'aria condizionata io la tengo spenta di solito, però gliela accendo un pochino, torna normale. Se no il caldo sembra fargli male, brutti effetti. Mamma mia, che drifter che sono. Distruggiamo anche le carbonizzare nel frattempo, mentre drifto. Drifto. Scarica le armi, dammi la oppressora marca 2. Vieni, 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 vieni. Yeah, no. Oh merda. Oh merda. Parti. Ok. Sì, col buzzardo. Il buzzardo esplosivo. Sto per morire a causa delle eliche. Il buzzardo esplosivo, lo vuoi vedere? Eccolo qui. Sta ancora vivo uno. Non ti rendi conto, si è pure salvato. Come cazzo è possibile questa cosa? Il missile della Oppressor ha fallito. Che figlio di puttana quello con la moto, porco demonio. Deve morire. Deve morire. Mi agganci quello con la moto, per favore, lo uccidi. Oh, grazie. Ora mi metto di qua. Aspetta, mi allontano un po'. Ok. Aspetta, ti esplodesse la madre. Ti esplodesse la madre. Oh. Aspetta, questo tanto va ucciso. Che cazzo vuoi? Ma guarda te, sto infame. Bene. Eccoci qua. Il bischero. Un chilometro e mezzo. Oh, ecco demonio, che fastidio quando la ciabatta si
spiaccica, tu cerchi di metterci il piede in mezzo e non entra. Ci riprovi e non entra ancora. Meglio Kula o Hunter o Savage? Il Savage è meglio di tutto. Di tutte e tutti i cosi. Il Savaggio. Savage al cannone. Quello vince. Al cannone. È blindato mettendolo nell'hangar. Cosa vuoi di più? Nell'hangaro? Prima così. Cosa pretendi? Oppressor Marco Duo. Marco Duo. Richiediamola di nuovo. Non frizzare mai. Sta arriva al mondo. Che ora esplode. Esplode il mondo. Salta in aria. Guarda come salta in aria il mondo. Intanto partiamo. Benissimo. E ora esplodete tutti. Aspettate un secondo. Uno, due, tre. Ne è esploso solo uno perché ho agganciato sempre lui. Ehi, ciao buzzardo. Mamma mia, tutti i buzzardi esplosivi mandano. Non capite che non funzionano i buzzardi esplosivi? E se esplodono, come vanno a funzionare? Due insurgenti hanno mandato sti qua. E c'hanno pure coraggio. Pensano davvero di farmi qualcosa. Come vedi che mi ammazzano. Io e la mia ragazza stiamo entrambi guardando la tua live. Abbiamo deciso di donarti 5 euro perché piace ad entrambi. Viva il buzzardo! Grandissimi! L'impero del buzzardo si sta espandendo. È incredibile questa cosa. Grazie per la donazione. Molto gentili entrambi. Però questi qua invece sono poco gentili. Ok, grazie. Esplodi. Grazie mille. Eccoci qua. È normale che dopo 3 ore di GTA 5 la play già scotta. Dopo 3 ore? Già dopo 5 minuti scotta tipo. Con la temperatura che c'è, figurati. Ancora elettrico l'insurgente? Elettrico? Aspetta un attimo. E vabbè. Tra l'altro non ho neanche controllato mai le temperature del computer, ma controllo. Vediamo a che punto stanno, check for update, sto cazzo proprio. Vediamo un po' che temperature stanno. Allora. Il processore sta. Grazie Craigons World per la donazione, non riesco a trovarlo. Dove cazzo sta? Ah, bastardo. Ma è 60 gradi sta il processore. Buono, dovrei aumentare la velocità dell'evento. Dopo lo faccio, tra l'altro. Dovrei anche pulire tutto. C'ho il dissipatore a liquido. Per carità, però non lo sto usando molto. Nel senso, lo sto usando al minimo. Bene, eccoci qua. Eccoci qua. Ma che se ne frega? Vediamolo oppresso. Che cazzo me ne frega del coso lì? Vabbè, Paolo 30484 dona 16,99 €. Grazie mille per la donazione. Sei molto gentile. Così, ma poi dona senza scrivere nulla, Incredibile. Ma questo dove sei infognato? Ma guarda te. Oh, buzzardo. Ah, ha preso l'altro. Ok. Ok. Esplodi. Questo pure esplode. Grazie. Ah, è un insurgent. Ah, l'insurgent di cacco, Perfetto. Con la prossima Mark II è troppo facile distruggerli questi. Tra l'altro non paghi nemmeno le munizioni. Meglio di così. La vita su GTA Online è facilissima con la prossima Mark II. Dai. Esplodesse pure la sorella. Dai, bloccati, bravo.
Lascia la zona. E che problema c'è? Subito la lascia la zona. Perfetto, $136,000. Non male. L'ufficio migliore, cosa? L'ufficio è migliore, ah. Vabbè, non era dedicato a me. Mi consigli di comprare GT 5 sul mio computer che monta un i7-6700 e una Nvidia GT 730. 730 non è proprio il massimo, però al minimo gira. Buonasera, Dare for More 5. No, i missili della prossima Mark II sono già sbloccati, se non sbaglio. Sì, 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 sì. Il Terezardo, cosa? Ancora la domanda Hunter Savage Ocula. Il Savaggio è il migliore. Non esiste, basta, Savaggio, Savaggio, Savaggio. Conviene prendersi l'Hangar. Ma, insomma. E vai avanti. Dipende da te. Se hai voglia di stare a fare. Perché l'hangar non fa da solo. Devi sempre recuperare la roba. Se hai voglia, tra un recupero e un altro, degli altri stabilimenti, sì. Ora facciamo un'altra cosa. Non è riuscita stavolta. Ora riproviamo. Aspetta, aspetta, guarda. Ah, no, non funziona. ovviamente non funziona. Allora. Vediamo un po', aspetta. Paolo ha donato altri 5 euro. E là! Perfetto. Un giorno giochiamo insieme in descrizione per mandarmi la richiesta di amicizia. Grazie mille, Paolo. Comunque, siamo arrivati a più di 20 euro di donazione. Grazie mille. Grazie Frank per la donazione di 1 euro. Il putardo. Ok, andiamo. Devo bere qua perché sennò muoio. Oggi stavo con la bottiglia così in strada, me la son bevuta tutta. Sono andato a prendere una roba per mia madre qui a Lulz. E basta. Stavo con la bottiglia. Paolo si è pure abbonato. Pure. Grazie per esserti anche abbonato. Sparate il centone. Va ben tutto però, insomma. Paolo è di poche parole, ma di tante donazioni. È di poche parole, ma di tante donazioni. Che temperatura c'è in Veneto? Che temperatura fa questa sera? 29 gradi, vediamo. Che temperatura ci sarà domani? 32 gradi. Mi sono abbonato. Per dirlo dovevi donare 5 euro, giustamente. Grazie mille. Ma dove cazzo sta nonna? Ma sono stupidi? Bah. Grazie mille comunque per tutte le donazioni. Aspetta. Che temperatura farà domani a Napoli? Ma sto qua è matto. Ma è mattissimo. Grazie Paolo per la donazione. Molto ingente. Paolo dona 100. Basta, raga.
Purello ha già donato un sacco. Lasciatelo stare. Grazie mille davvero Paolo. 75 euro hai donato. In più ti sei abbonato, quindi 80 euro consideriamo. Arrivo io e porto fortuna, ecco. Però ti pre... Però ti prendi le taglie. Che temperatura farà domani a Milano? 36, porca troia. Che temperatura... Che temperatura farà domani a Messina? Ma non è che sta... Ma com'è che più... Com'è che più freddo a Messina? Ma che è sta cosa? Uno aspetto a Chioggia, Bologna 40... Bologna 40... Che temperatura farà domani a Bologna? 37 lunedì, 37 gradi. 39 gradi nei prossimi giorni. Grazie Card Beast per la donazione. Dai, sono solo 50, dice Paolo. Sei arrivato a 100 euro. Basta. Ormai sei a 100, finiscila. Grazie mille per tutte le donazioni. Grazie anche Card Beast. Io e Salmo siamo tuoi fan. Ci diverte molto il tuo modo di parlare. Come sempre, viva il Buzzardo. Grazie mille, viva il Buzzardo. Grazie mille a tutti per le donazioni. Paolo è impazzito. Ma voi altri non siete da meno, eh. State donando un sacco. Grazie per averlo ricordato. Cosa? Ah, le taglie. Paolo, i 500. Basta, regà. Basta, ha donato troppo. Già troppo ha donato. Comunque non so come sia possibile che giù faccia meno caldo che su, eh. Sta cosa non si spiega. Dai Paolo, 6 a 100, sparo un po' in 500. Ma basta, Purello. Schifo alla carta di credito. Vabbè, lui continua. Grazie mille per la donazione, per l'altra donazione. E lui continua, è ineluttabile, Paolo, è ineluttabile. Io non so, non ti ringrazio neanche più. Ancora. Ma sta a donare... Ma come fa... Insegnami. Insegnami a donare così velocemente. No, perché stai a donare... Cioè lui fa la donazione, capito? Poi non aspetta neanche la risposta. Ridona. Va bene. Viva il Buzzardo. Viva tantissimo il Buzzardo. È impazzito Paolo. L'ho fatto. Grazie comunque. Ancora. E ancora. E ancora. Regaliamo una Lambo a Fana, giusto. Dai, arrivo a 250, che sarà enorme. Basta! Non provocatelo. Cioè, per carità, io sono contento, però dall'altra parte dico... Sono tanti soldi. Dunque si è fermato finalmente, mi sa. Ha detto basta. Oh. Puoi per favore esplodere? Puoi per favore rivelarmi la posizione del car... Io basta, non so neanche cosa dire. Non so, basta. Basta! Smettila! Mo disattivo super chat. Grazie ancora. Ancora. Però non si ferma più. Dov'è sto buzzurro? Eccolo qua. Ehi. Ehi. Vieni qua, grazie.
Poi ne riparliamo in privato di questa mia comparsa in ritardo e... E arrivano tutte queste donazioni, ringraziatemi dopo. Qua ci vuole la foto. No, perché... C'è... Bah. Aspetta che la facciamo in verticale. Basta! Grazie di tutte le donazioni, ma basta! Voleva avere il 100 bellino scritto sopra. Mo ti regala 300 euro, te lo giuro. No! 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 Smettila, non donare più! Se, mo ba, cioè, va bene fino a un certo punto, sono contento che mi doni, ma basta ora. E non è psicologia inversa, te lo assicuro, smettila, non donare più! Va bene che uno va bene, dici 100, 200, basta poi. Troppi. Ho finito i soldi, ecco. Grazie, grazie signore. Doveva finire i soldi per fermarsi. 300 euro se ti metti la felpa. Mi metto tutto quello che vuoi. Metto pure la giacca pesante. Però va. Non Paolo. Non li deve donare Paolo. Va bene. Mi metto. Non lo so. Mi metto la giacca invernale. Va bene. Però non li deve donare Paolo. Ok. Vai ancora. Basta. Non provocatelo. Ha finito. Fine. Ha finito i soldi. Basta. 300 euro se ti metti la felpa. Ma ha fatto un rumore che non ho mai sentito in vita mia. Sì, la felpa me la metto pure. Prima dona però. Ah, 2 euro. Ha detto. C'ho gli ultimi 2 euro che fai? Non li dono. Che fai? Te ne privi di donare gli ultimi 2 euro a Fanapto. Io ti dico di nuovo grazie, ma troppo. Hai esagerato stasera. 500 euro di botta. Ma sai se donava tutti questi soldi che ha donato tutti in una botta sola? Arrivava così. Non diceva niente. Donava 250. Tipo, no, 300. 300 euro avrà donato. Arrivava. Non diceva niente. 300 euro. Così. Non ha finito i soldi. Non ha finito. È ripartito. Basta. Altri 6 euro. 5,49, scusate. Grazie ancora, ma basta. Non li ha finiti, no? Ci ha trollati. Domani ti mando un messaggio in privato. Giusto. Hai donato 100, 150, 170, 175, 185. 200... 200... 235, 240, 245, 49, 245, 49, più 50, 200, 250 e 98, 250, 253 e... 46. E dovrei aver fatto i calcoli giusti. Basta. Arrivava così, faceva la donazione di 250 euro. Così. È matto. Scorta, vabbè, posso rifornire, mo che ho finito... C'è una barra libera. Allora ti ricordo che ancora 200 euro e passo nella saccoccia, visto che ha detto che ha 500 euro. Sì, ma spero bleffasse. E non li doni. Grazie Brian per la donazione. Allora, ci sono solo sue donazioni sopra. Ma l'ho fatta la foto prima, sì, dei 100.
Lo ringrazio anche in video. Aspetta, ma me lo scrivo. Tanto è una cosa carina ringraziare i top donators in video. Ok. Raggiungi Redwood Light Track. Quella vicino al casino. Quello dovrebbe essere il casino. No, cosa no? Non mi fa più donare. Ah, ah, hai raggiunto il limite di spesa. Ah, era ora. Grazie per tutte le donazioni comunque. Mo vedi, mo se cambia carta e riparte a donare, guarda. Non posso più donare. Finalmente serviva che non potessi più donare per non donare più. Non si fermava se no, ma voleva ancora andare avanti. Basta. Grazie Max per la donazione. Vogliamo un altro centino? No, non lo vogliamo. Si vede cosa faccio, mo. Vediamo, sì, li ho lì. Cambia carta. No, non cambiare carta. I soldi moddati. Mo vedi, sai cosa fa? Aspetta che passa la mezzanotte e poi dona di nuovo. Ma io non sarò più in live a mezzanotte. Quindi non puoi farlo. Grazie mille Brian per la donazione. Team Savaggio. Il Team Savaggio è potente. Vai a comprare un'altra carta, Paolo. Adesso esce, va. Adesso si apre un conto, non so, Yap o... come si chiama l'altro? La nuova cosa che hanno sponsorizzato qui due sul server. Oppure c'era anche... non mi ricordo, ce ne sono tante in realtà. Perché sto in terza persona? Come un imbecille. Posso passare di qua? Sì. Grazie. Andiamo. Infatti hype, ecco, c'era anche hype. Le clanate. Forse cioè, è positivo il fatto che abbia raggiunto il limite di spesa giornaliero della carta, se no chissà quanto donava, finiva i soldi. Il bugiardo. Vogliamo tutti un altro centone? No, non lo vogliamo. Se non ci fosse GT online... se non ci fosse GT online e quindi ci fosse GT 5, quale sarebbe il tuo GTA preferito? GTA 5 sempre. Sai cosa sto pensando? Ma un bel 200 euro messo lì non sarebbe bello. No, no, non sarebbe bello. Sì, sarebbe bello, ma non da Paolo. Non credo che sia in hype in questo momento. Direi di no. Grazie Zeus per la donazione. Ma perché sto a prendere sta moto? Ah no, ma devo prendere il veicolo tanto, per forza. Ah, l'hanno tirato sotto. Ah, ripperoni. Andiamo. Paolo si è dileguato, giustamente. Aspetta, voglio vedere se però è ancora in live. E basta, dai, che muoio di nuovo, che rottura di coglioni. Sì, è ancora in live, incredibile. Com'è che sei morto, bimbo buzzardo? Grazie Kuno per la donazione, bella Fana, bella te. Che scassapalle. Fana, domani giochiamo, inviami la richiesta, in descrizione c'è il metodo. Allora, facciamo... Madonna. Prossima live vedo.
Non sono sicuro, però vedo di far entrare gente. Grazie Zeus per la donazione. In onore di Paolo che l'ha chiesto, va bene? Dai che ormai ci siamo. E se no qua muoio di nuovo. Non ho gli snack, non ho niente. Gira di qua. Almeno si perde. Non posso più donare. Non so perché, ma l'avevo capito. Se rivisitassero GTA San Andreas con la grafica di GTA 5 sarebbe il migliore. Dovrebbero rifare parecchie cose della mappa, o almeno ingrandirla. Cioè le stesse zone, magari anche fatte allo stesso modo, ma devono aggiungerci molto più spazio in mezzo. Sennò è veramente piccola la mappa. Grazie Zeus per la donazione. Bello che adesso c'è la scritta se vuoi sostenermi dona. Più figo. Se vuoi sostenermi valuta di donare o abbonarti. È figa quella cosa. L'ho fatta io senza template. Puffo. No, cosa? Non ho capito. Allora, ora andiamo. Madonna. Prendiamo al bischero. Fa il glitch del Bogdan, ma anche no. Ma anche no. Ma perché ti devi sbattere qua? Adesso muoio di nuovo. Ma non posso sparare niente con sto veicolo di merda. Poi è pure blindato. Ma che cazzo è blindato a fare? Ti voglio tanto bene. Anche io. Grazie mille per la donazione, Zeus. Ma che blindato fa sto veicolo di merda se tanto non ti para? L'avevo pure detto nella logica di GTA. Grazie Dedem per la donazione. Quanto vuoi per una partita? Non potrei, potrei dire voglio 8 euro, ma non faccio queste cose. Come vedi, anche quando la gente dona tanto, non è che gli dico sì, no, perché hai donato tanto, giochiamo. Potrei farlo, ma non mi pare corretto nei confronti di tutti e non mi pare una cosa da fare. Grazie Brian per la donazione. Prossime due live e mi abbono. Stavolta Team Laser. Team Lasero? Hai mai pensato di fare una serie chiamata Rivisitiamo tutti i GTA come ha fatto X-Willy con le toti di editing? Verrebbe una cosa stupenda, sì, ma forse non sarebbe tanto vista. Grazie comunque Brian per la donazione. 1, 2, 3, Frocio. Lester era, mi sembra. No, non era Lester. Oh sì. Boh. Abbonarsi costa 5 euro. 5 dollari forse. Pressor, grazie. Perfetto. Dedema spara un centone. Ma perché Dedema deve sparare un centone, Borello? Team limone o team pesca? A me non piace il tè. Mia madre è team tè al limone. Nel caso mi interessasse. Ancora sta lì il mio laser, aspetta. Ah, peccato. Sì, mi sembra fosse Lester, credo anche io. Sì, era lui, dice Filippo, ecco. Solo con i razzi. Io non mi capacito del fatto che ci sia ancora gente nel 2019 che si lamenta del fatto che si usino i razzi. Io ho la sindrome di Tourette, tu sei uno di quei youtuber che mi tranquillizza. Che è la sindrome di Tourette? Scusa l'ignoranza, ma... Vediamo. Non mi ricordo, cioè l'ho sentita, sicuramente lo so nei meandri del mio cervello cosa fa. Vediamo. Ah, vabbè, sì.
sì, ma spero non sia niente di troppo problematico, insomma, spero sia un livello lieve. Dovrebbe sparire comunque, a quanto ho letto ora poi negli anni. Madonna, Protaus. Ragazzi, oggi facciamo Protaus. Facciamo un recupero. Facciamo un recupero. Protaus. Distruggi i bersagli per trovare il carico. Vabbè, prendo il laser. Te credo che stava ancora lì. È mio quel laser, è dalla Pegasus. Oggi ho beccato uno con il glitch dell'invincibilità e si è lamentato che non riusciva a killarmi perché mi suicidavo prima e ci riuscivo. Io non riesco seriamente a capire perché, che disturbi hanno nel cervello quelli che usano l'invincibilità o il glitch dell'invincibilità, oppure cose per rendere il veicolo invincibile. E poi, ma io non sto prendendo mica per il culo nessuno, Io sono serio in queste cose quando bisogna essere seri, insomma. E ti scrivono, ti provocano. Se lo fai per provocare, ok. Va bene, ma non fare finta che io non sappia che hai l'invincibilità. Quello, capito? Tu mi provochi, dici, io ho l'invincibilità, tu no, prova a killarmi. Va bene, ma perché devi far finta che io non capisca che tu hai l'invincibilità? Perché? Non ci arrivo proprio, Scusatemi, sarò stupido, ma non ci arrivo. Vuoi provocare? Ripeto, vuoi provocare, lo capisco, lo fai per provocarmi, va bene. Ma non partire con la pretesa che io non lo capisca. Quello. Bro, come ti chiami su GTA la PlayStation? In descrizione c'è il mio nickname. Ok. Viva la super chat, dice Paolo. Buonanotte, grazie mille per tutte le donazioni. Sei stato incredibile stasera. Grazie Riccio 05, 10 miliardi sono tanti. Ti bastano 500 milioni. Io nell'account pubblico che ho adesso, che sono i video, ho 300 milioni e sono partito con 400 e qualcosa. Ho comprato tutto e ancora sto a 300 milioni. Non li finirò mai praticamente. Grazie per la donazione comunque. Se li finisco compro un altro account. A parte che ne ho, però non li uso come pubblici, non mi piace usarli come pubblici, quelli con i miliardi. Grazie Brian per la donazione, nuovo team cannone orbitale. No, questa non dovevi dirla. Grazie per la donazione, comunque stai a salire, mo arrivi a 10, 20, 50. Voglio un terremoto. Come un terremoto? No, basta terremoti, non si fanno più terremoti a quest'ora! Tanto mi abbasso pure il volume. GTA Cash dà un account a 500 euro. Davvero hanno account a 500 euro? Credevo non ne avessero più da tanto. A quei prezzi. Hanno venduto una volta un mio account a 500 euro. No, forse 600, una roba del genere. Perché c'era il plus e tutto, però. I D250524 l'hanno venduto a 600 euro, mi sembra. Distruggiamo sto coso. Abbattono il ponte Gigi, cosa? Il buzzardo. Come dice Sciallo, che ha scritto il buzzardo e poi tutto meglio scolo. Oh,
Oltre a mettere FPS standard 2, quali altri consigli puoi darmi per migliorare ad esempio la sensibilità come consigli di metterla allora? Ecco qua. 3. Non mi ricordo, vabbè, comunque vedi un po'. Eccole qui le sensibilità, fai le foto, torna indietro, questa è una delle migliori. I pro players usano questa sensibilità. Poi vabbè, il resto... Ah, visuale, questa. Queste cose. Per la visuale, fatti le foto. E poi vabbè, l'assegnazione tasti personalizzato, ovviamente scambiando R3 con L3. I D10416 a quanto l'hai venduto? Non ha tantissimo. Sui... Ah, perché mi hanno dato due account quella volta. Io ho dato i D10416, mi hanno dato un tot che mi sembra 300 euro fosse, e due account con i miliardi. Ho trovato un account da 100 miliardi, il problema è che compare la scritta e i servizi Rockstar hanno modificato di me. Purtroppo non credo si possa più risolvere sta cosa. Se vuoi darmi i dati di accesso provo. Ma Fanapton ruba gli account, io e Fox se siamo amici ormai. Non si fa problema. Grazie Seguace01 Mattia Pork per la donazione. Vedi un po', c'è la tua webcam davanti, cosa? Buonanotte Fana, buon laser, buonanotte. Tra poco stacco anche io perché è abbastanza tardi. Allora, ecco un bel veicolo. Grazie Riccio per la donazione. Secondo te è giusto 190 euro e 10 miliardi? Sono pure pochi 190 euro per un account da 10 miliardi in questo periodo. Non se ne trovano più. Sarà un periodo perché tutti se lo tengono per il DLC. E dopo il DLC sicuramente la gente ripartirà a vendere gli account. Però io ti direi di sì. Ho visto gente venderne a 300 euro l'account con 10 miliardi in questo periodo. Penso parli di GTA Cash comunque, che c'ha 10 miliardi nel listino. C'era... vabbè, ma sono rincoglionito allora. Ecco qua. Allora, piano piano andiamo giù. Ok, tanto puoi tornare indietro, quindi poi audio, vabbè, visuale, ok. Fai la foto, schermo, vabbè. E basta. Ah, si potrebbe aspettare che Rockstar regali i soldi, effettivamente c'hai ragione. Potrebbe essere una buona idea. Ma devi loggare molto spesso per guadagnare i soldi. Fana, ma che devo fare per essere salutato in un tuo video? Ma queste cose non le faccio, ma neanche sotto donazioni. Perché non mi pare giusto. Ho messo due regole numero 2 in descrizione. E vabbè, ma allora sono un imbecille. Non me l'ha mai detto nessuno, tra l'altro. Ma quanto sono stupido. 3 4 5 e 6. Non sapevo se dirtelo o no, che coprivi le impostazioni, non potevi dirmelo. No, spero tu abbia visto bene. È l'unica cosa, ma ti dico una cosa, aspetta. Ok, di piatto, perfetto, scendi. Ok. Allora, una cosa, quando sei così, ti guardi dietro e miri, perché sennò guarda quanto ci vuole per girarti con questa sensibilità. Si fa, vabbè, cosa fai? Guardi indietro, miri. Guardi indietro, miri. Sì, vabbè, che cazzo fai? Che poi tra l'altro non si gira completamente, se vedi. C'è tipo un cambio, vedi? Io sto un po' avendo caldo con sto faro.
Gli cacca. Vabbè, ma è crashato Chrome. Perché Chrome crash? Me lo spieghi, eh? Ventilatore, me lo spieghi? Tra l'altro il mio cane ha iniziato ad abbaiare molto spesso. Quindi la sto addestrando, io l'ho addestrato io il mio cane. La sto addestrando a non abbaiare. Come si fa? Praticamente quando abbaia, perché arriva qualcuno, entra qualcuno nel condominio o cose, gli dici no, attiri la sua attenzione, ti guarda e quindi smette di abbaiare. Ovviamente non è immediato. Quando lo fa, gli dici brava e le dai un biscottino. Dopodiché ricomincia. Finché non impara. Poi puoi smettere dopo tanto tempo di darle un biscotto, magari qualche volta glielo dai, di modo che se lo ricordi. Però agli inizi biscotto, 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 biscotto. Continui così. Finché non capisce. Puoi dire, poi puoi insegnargli. A me pareva brutto insegnarle silenzio o zitta. Pareva una cosa brutta insegnarglielo così, il comando. Quindi faccio no e la indico col dito. E praticamente fa così. Sento guardare. Quanti anni ha? 6-7 mi sembra. Pare tanto giovincella comunque per gli anni che ha. Metti come metodi di pagamento anche per i safeguard. Dovrei mettere l'altro conto, quello viola, tutto viola, col colore principale viola, non mi ricordo come si chiama. Ma poi lo fa apposta per il cibo. È ovvio che lo fa apposta per il cibo, ma intanto collabora. Io le ho insegnato tante cose, ora le fa anche senza darle cibo. È ovvio, è un cane, cosa pretendi? Pretendi che capisca, è ovvio che lo fa per il cibo. Lo fa per avere un premio. Cosa succede? Cioè, lei fa quello che vuoi, tu le dai un premio, è uno scambio alla pari. Che cane hai? Meticcio. Non si sa neanche che incrocio sia, ma sicuramente un bassotto c'è. Perché è lunghissima e bassissima. E poi il cane pensa, oh, ma guarda questo qua, come faccio un abbaio, mi dà un biscotto, io me ne approfitto di sto qua, è giusto. Vabbè, ma funziona così alla fine. Lei fa quello che vuoi tu, tu le dai un premio, semplice. Uno scambio alla pari. Canzone di sottofondo sarà Speedline Miracle Masterpiece, probabilmente, immagino. Ehi, amico! Mori! Non è morto. A che ora inizio la live di lunedì? Di solito 21.30, 21.15, ma è sempre, anche giovedì. Posso suonarti in V-Bucks? Se giocassi a Fortnite accetterei volentieri, ma purtroppo. Un gioco. Fortnite. Non so neanche che sto a fa. Vado a vedere il nightclub, poi chiudiamo, va, che è tardi. Qual è il mio genere di musica preferito? Non ho un genere preferito. Diciamo che preferisco, oddio, se dovessi dire proprio, rock mi piace. Ma non c'è più il rock di una volta. No, ma però ce n'è di rock. Ho notato che da parecchio tempo non escono video nei quali Millilaters non ti ha più sfidato nessuno, oppure non gli stai dando più tanta importanza. Non ho tempo, molto semplicemente, in questo periodo. Ce ne trovo tanti che mi scrivono, ma li blocco semplicemente.
No, ti stavo pensando, Foxers, ma non credo ci sia qualcosa da fare. Sarà tardi, ma siamo ancora in 600. Eh sì. Però vabbè. Oh, non morì, non morì. Perfetto. Fai vedere i tuoi preset. Li ho mostrati poco tempo fa. No, non qui, ma devo andare al nightclub. Aspetta, non lo sto qui vicino. Spegniamo qua intanto. Andiamo al nightclub, vediamo un po' e poi ce ne andiamo. Ti piace Rocket League? Non è male come gioco. Non mi piacerebbe giocarlo, ma guardarlo giocato sì. Non è male. Bello sto atterraggio. Fighissimo. Oh, mi sto spegnendo il monitor. Fare soldi velocemente, utilizzare il bischero. Il bunkero. Eccoci qua. Vabbè, entriamo da qui. No, vabbè, meglio che entriamo da qui, va. Eccoci. Ok. Ho notato che alcuni miei amici hanno il boschetto, come faccio per tenerlo? Lo compri, semplicemente. Ma no. Tanti usano il trick del moschetto, sparare col moschetto, cambiare arma e sparare con un'altra arma. Ma mo c'è il revolver, non serve a niente. Appena spawnano lo fanno a zancudo, soprattutto, ma mo ci sono i colpi esplosivi e è una cosa completamente inutile. Non farlo proprio. Te lo dico proprio con tutto il cuore. È da cancri ormai usarlo. Già prima era da cancri usare il moschetto, ma ora peggio. Bene, niente da vendere, dai. Ragazzi, stasera, che dire? Che dire? Follettine, follettine. Una marea di soldi. Non te lo fa comprare. Prima che stacco, allora vado un attimo a vedere. No, non qui. Che cazzo si usciva, porco demonio. Mo ti dico. Dovrebbe esserci l'ammunition. Se no, dove cavolo lo compri il moschetto? Forse non puoi comprarlo perché bisognava comprarlo col DLC lì. Quello del Monster Truck, del Liberator. Forse per quello. Ma vado a vedere cosa sta qui. Non. Vabbè. Io non penso di averlo, eh. Ora do una controllatina. Inventario. Ok. Grazie, Dedema. Dici il mio nome 10 volte. In onore del bugiardo. Dedema, 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 Dedema. Dedema? Ora mi devi donare 1.000 euro. Grazie mille comunque per la donazione. Allora, grazie Brian per la donazione. Sai come tra la corsa moddata non si può più, purtroppo. Allora, qua era se non sbaglio. Vediamo. E ti gara su? Non c'è mica. Devi comprarlo quando esce il DLC dell'indipendenza. Yes. Ah, sì. Vabbè, ma è inutile non comprarlo. Metti. Prendi il revolver. Revolver quello del. Revolver Mark II. Ci metti i proiettili a punta cava. E due colpi. Due colpi e uccidi. Un colpo se hai il testosterone. One shot, one kill. Se tu hai il testosterone e l'avversario non lo ha, può avere quello che vuole. Può avere pure il casco. Tu gli spari, muore. È una delle armi più potenti. Si potrebbe farlo switch. Tu spawni. Ma è abbastanza inutile ora. Cioè, se sai che l'avversario ha poca vita, vai, zack, lo ammazzi. Cioè, puoi far così. Vabbè, prima persona magari. Puoi far così. Il problema è che
Se non sbaglio. Vedi, si deve far così. Spari. Switch. No, col cecchino. Ma madonna. L'unica cosa è che vuoi far questo. Aspetta, non faccio una dimostrazione pratica allo spawn. Così. E vabbè, mi chiama LGT, vaffanculo allora. Ma ti dico di no, ti dico di non farlo. E basta, così è già ucciso in un attimo l'avversario. Ma perché se... Oppure puoi fare anche così. Vedi. Sì, ci vuole un po' di allenamento. Però vabbè, comunque fai prima a far così. Vabbè ragazzi, basta, sono stato anche troppo, dovevo staccare prima ma abbiamo fatto sta cosa. Vi ringrazio per aver seguito finora, ringrazio come sempre per tutte le donazioni. Non so se il video di domani esce, ma spero di riuscire. Lo registro domani mattina e lo edito pure. Più potente revolver, pure la pistola da tiratore revolver, con i proiettili a punta cava. Ti lascia proprio con... Se tu fai one shot, one kill col TBS. Aspetta, ma facciamo l'ultima cosa. Allora, no, vabbè, ma sono un coglione. Vediamo se riesco. Allora. Vai. No, vabbè, non ho sparato. Ma comunque, questa è la cosa da fare. Ma lo riproviamo. Vai. No, richiedi le contro di lusso. Vabbè, comunque. Spawni, zac, spari. E poi fai. Sì, vabbè, l'RPG, ma perché non ho manualità a fare sta cosa io. Però vabbè, comunque è questa la cosa da fare. Ragazzi, basta, perché così basta. Vi ringrazio per tutte le donazioni, vi ringrazio per avermi seguito finora, vi auguro una buona notte e noi ci vediamo alla prossima. Ciao.